incredibile. Buon pomeriggio a tutti gli amici che ci seguono su Dinamo TV e sul canale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro. Ben ritrovati dal centro polivalente di Sorso. Noi qui per raccontarvi la penultima giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Dinamo Lab e Santo Stefano Cos seconda contro prima della classe per una gara che di fatto deciderà il destino di questo girone. Ospiti che arrivano imbattuti a questo appuntamento, testimonianza semmai ancora ne serve alcuna di quanto perfetto sia stato il rollino di marcia della formazione allenata da coach Roberto Ceriscioli, che con oggi vuole chiudere il discorso relativo al primo posto della stagione regolare. Per regalarsi il primato invece la Dinamo Lab ha bisogno di ribaltare la sconfitta subita all'andata, che tra l'altro è l'unica della stagione della formazione allenata da coach Massimo Bisin. Sono 9 i punti di margine che rappresentano la montagna da scalare che i sassaresi tenteranno per chiudere davanti a tutti in questa regular season. Intanto io ne approfitto per salutare Paolo Citrini che ci accompagnerà in questa telecronaca. Ciao Paolo. Ciao Simo, una partita bellissima che ovviamente si aspetta molto combattuta. La Dinamo all'andata era ancora una Dinamo in embrione con tanti giocatori nuovi rispetto a Santo Stefano, che invece è una squadra collaudata, è rimasta in partita fino a 5 minuti dalla fine, una partita molto fisica, molto dura, con Berdun e Stece che erano usciti per 5 falli. La Dinamo perse di 9, poi ha inanellato solo vittorie. Santo Stefano è una squadra quadratissima, una squadra che è abituata a giocare insieme a giocatori di altissimo livello come Ghione, come Tang e Bezzezzi, che avevano fatto una gran partita l'andata, e la Dinamo proverà a cercare di scardinare, più che vincere magari anche di 10, a provare a mandare un segnale, perché poi ci saranno le semifinali di Coppa Italia, ci sarà l'Eurolega 3 organizzata a Sassari e poi playoff dall'11 febbraio, quindi la Dinamo proverà a mandare anche un segnale come per dire noi vi battiamo, ci siamo e possiamo arrivare fino in fondo, anche di uno all'ultimo secondo come Giulianova, però di provare a battere i migliori imbattuti sarebbe già un grande segnale per il campionato. Un campionato che, come detto, a cui mancano 2 giornate prima della conclusione. Qua però è il momento della prima palla a 2. Velocemente le formazioni in campo con Santo Stefano che schiera Ghione, Giarretti con il numero 14, c'è Miceli insieme a Dedeus Ramos e ovviamente quel Sabri Bezzezzi che tanto bene ha fatto fino a questo momento. Per quanto riguarda la Dinamo Lab, in campo con Berdun, De Miranda, Lindblom, Spanu e Stece. Questo il classico quintetto scelto da coach Bisin. Entrambi i primi attacchi delle due formazioni non vanno a referto. Questo della Dinamo Lab in particolare poteva essere chiuso leggermente meglio. Dopo un minuto la partita è ancora sullo 0-0. Paolo, è tremendamente complicato avere a che fare con Santo Stefano. La Dinamo Lab però ha l'obbligo di provarci. Sì, sì, ci proverà. Abbiamo visto come dalle prime battute c'è grandissima tensione, si sente come sia una partita importante di cartello, due lay-up sbagliati da una parte e dall'altra. La Dinamo sblocca il punteggio con il contropiede dopo il tiro sbagliato da Ghione dal mezzo angolo. Qua, gran chiamata per la difesa della Dinamo, ottimo lavoro di Spano, viene fischiato fallo contro l'attacco di Santo Stefano. Sassari che recupera un importante pallone con l'azione offensiva della formazione di coach Ceriscioli, che praticamente non era ancora cominciata. Berdun porta palla all'argentino, il pallone a tagliare tutta l'area di rigore per servire Spanu, che atterra il capitano della Dinamo, e questo è il motivo per il quale viene interrotto il gioco. Di fatto è un campionato in cui queste due squadre non hanno mai perso se non l'una contro l'altra. Per quanto riguarda ovviamente Sassari, sarà davvero tremendamente interessante capire come sceglieranno anche di approcciare a questo incontro. Vittoria!
Sarà proprio il capitano della Dinamo Lab, Claudio Spanu, a rimettere il pallone per Verdun. Attaccato da Bezzezzi, il pallone arriva bene dalle parti di Lindblom. A un solo secondo l'argentino per prendere il tiro, Sassari rimane in avanti con Stece che cattura il rimbalzo. Poi Arriccio si chiude nel tentativo di subire fallo, alla fine ha ragione lui. La Dinamo è pronta, la Dinamo è viva, subito con il rimbalzo offensivo dopo il tiro sbagliato, squadra che cerca di entrare subito nel match e aggredire gli avversari. Verdun, 7 secondi per l'attacco della Dinamo, l'argentino sceglie comunque di prendere il tiro, stavolta è sfortunato, secondo ferro e rimbalzo Santo Stefano che capovolge immediatamente il fronte con Bezzezzi, fa fallo Lindblom in rientro difensivo con Dedeus Ramos che aveva tagliato davanti al giocatore svedese. È il primo fallo della partita della Dinamo Lab, ovviamente anche il primo per quanto riguarda l'ex Le Puy en Velay. Già ripreso a giocare Santo Stefano con Giaretti, il pallone largo dove c'è Miceli, il tentativo del numero 14 ancora una volta largo, non riesce a sbloccare la propria partita Santo Stefano dopo praticamente 2 minuti e 10, abbastanza una notizia. Spanu muove Lindblom, servito a sinistra, taglio sotto canestro di Estece, è arrivata una chiamata del direttore di gara in frazione dei 3 secondi. In ogni caso palla recuperata da Santo Stefano. Deggio lo vedete in grafica ma ve lo ricordiamo, 2-0 per la Dinamo Lab. Primo quarto cominciato da meno di 2 minuti e mezzo. Giaretti, bella palla per Miceli, Ghione torna dal numero 16, ancora un po' di tempo per pensare a cosa fare, sceglie di prendere il tiro, pareggia la partita Giaretti, sono i primi punti di Santo Stefano in questa gara. Adesso De Miranda per Lindblom, tentativo di penetrazione del numero 8, viene anche punito in questo caso Lindblom, e allora ottimo lavoro della difesa di Santo Stefano, chiamata un po' particolare ma pareva corretta. Sì, sono già finiti per terra tantissimi contatti, tutte e due le squadre, una partita molto fisica, due pari dopo 3 minuti, questo fa capire quanto sia importante quando si giochi sui dettagli. Adesso Santo Stefano molto bene a cercare in post basso Bezzezzi e primo vantaggio per gli ospiti. Gran giocata di Bezzezzi che riesce con praticamente l'intera carrozzina a ruotare su se stesso, segna un gran canestro in semi reverse. Sono 4 i punti di Santo Stefano, i primi per il capitano del COS. Qua errore di Lindblom con Ghione che ha capito tutto e fa ripartire i suoi da Giaretti. C'è sempre largo Miceli, il pallone invece per Ghione. Ancora da Giaretti, 9 secondi per l'attacco di Santo Stefano con Giaretti che va a prendersi la tripla e porta al massimo vantaggio Santo Stefano. Sono 7 i punti della formazione di coach Ceriscioli. Deve tornare a segnare la Dinamo Lab, qua invece c'è un'altra gran difesa di Bezzezzi con Giaretti che è già dall'altra parte. Il potenziale 3 contro 2 con Bezzezzi che chiude un'altra volta il layup. Sono 9 i punti di Santo Stefano, ha bisogno di parlare con i suoi coach Visin. 7 punti di vantaggio in meno di 4 minuti e mezzo. E primo timeout chiamato dalla difesa, dalla panchina.
della Dynamo Lab. 9-0 praticamente di Santo Stefano in 2 minuti e mezzo, perché nei primi 2 minuti e mezzo non aveva segnato la squadra ospite. 9 punti di fila, sicuramente più abituata a questo tipo di partite. Dynamo molto contratta, molto tesa, l'abbiamo visto anche dal punto di vista offensivo, e la fisicità, la forza dentro l'area della squadra di Ceriscioli ha fatto sì che il primo break fosse della capolista, meritatamente in questo momento. Primo spicchio di primo quarto a favore degli ospiti, dopo che la Dynamo aveva impattato abbastanza bene, ma erano stati più forse gli errori della squadra avversaria. Ecco, volevo parlare proprio di questo, perché 2 minuti e mezzo senza segnare per Santo Stefano credo sia uno a livello di stagione integrale un unicum. Di fatto però la partita della squadra di coach Ceriscioli era cominciata un po' con le polveri bagnate, per quanto la sistemazione difensiva di coach Bisin sembrava potesse aver dato una mano al momento in cui ha trovato la quadra, ha segnato 9 punti in 2 minuti. È di fatto questo quello che ha a disposizione Santo Stefano, soprattutto là davanti. In campo Pogenvish per la Dynamo Lab, qualche minuto di riposo per Lindblom. Berdun, si muove Pogenvish, il pallone invece è più profondo per De Miranda, in attesa ancora del movimento dell'argentino che ora deve prendere questo tiro. Esce bene dal timeout la formazione di coach Bisin, che segna il punto del meno 5. Gialetti, attaccato ora da Pogenvish, il pallone per Miceli, c'è Besetti completamente libero di essere servito al centro dell'area, va bene da Ghione sulla destra. Tanta facilità offensiva per Santo Stefano, molto ben messa in campo la formazione di coach Ceriscioli. E allora 11-4 il punteggio. Pogenvish, risposta affidata a Claudio Spanu. Interessante pallone per Stecci, arriva subito però il raddoppio di Ghione che mette fuori il pallone. Ci saranno ancora 5 secondi a disposizione dell'attacco della Dynamo Lab. Con Berdun pronto per la rimessa, 4 secondi. Sotto il pallone ancora per Berdun, deve prendere il tiro Spanu, probabilmente partito con millesimo di secondo di ritardo, anche se gli arbitri avevano continuato a far giocare. Allora Bezzetti dall'altra parte, il capitano di Santo Stefano, addirittura con penetrazione a tutto campo, no? 13 per Santo Stefano. E Bezzetti, Simo, un trattore, perché è andato a tutto campo sfruttando subito l'errore della Dynamo, l'errore di Spanu ai 24 secondi, grandissima volata. E ancora più 9 per Santo Stefano, che allunga col suo attacco devastante. Pallone per Berdun, c'è ancora a terra Spanu, con 13 secondi a disposizione dell'attacco dei sassaresi. Si interrompe azione offensiva della formazione di coach Bisin, sono, come appena detto da Paolo, nuovamente 9 i punti di vantaggio di Santo Stefano. 9 come i punti con cui si è conclusa, punti di vantaggio con cui si è conclusa la partita di andata, sarebbero anche quelli che presentati dai punti che la Dynamo Lab dovrebbe portare via da Sorso per trovarsi davanti in classifica a fine gara. Il tentativo da 3 punti di Estece è solo sul primo ferro, dall'altra parte Bezzetti, incredibile potenza fisica in mezzo al pitturato per il 29, che stavolta però non trova il fondo della retina. Dall'altra parte invece Stecce non se lo fa dire due volte, segna il 6° punto per la Dynamo Lab a chiusura di un ottimo contropiede, contropiede che può essere un'arma della Dynamo Lab. E deve essere per forza, perché poi a gioco schierato la fisicità di Santo Stefano
è davvero notevole, quindi la Dinamo deve cercare di trovare delle soluzioni. Bezzezzi è andato ancora dentro come un carro armato, ha sbagliato il finger roll che cercando di fare il canestro che aveva fatto in precedenza. La Dinamo è stata brava con Estece a rosicchiare due punti, ma in questo momento fa veramente fatica nel primo quarto a riuscire a trovare tiri puliti, grazie anche alla bravura ovviamente della capolista in battuta. E non per questo è ovviamente la squadra in questo momento più forte, probabilmente anche dei due gironi, quindi per adesso meglio loro, però la partita è ancora lunga. Speriamo che la Dinamo possa almeno resistere e provare a rimanere incollata alla squadra di Ceriscioli. Anche De Miranda da 5, purtroppo con la forza e con l'atletismo e con la fisicità paga un pochettino. Vediamo se poi Bisin vorrà schierare anche Diene, per poter, anche se ha avuto qualche problema fisico, lo vediamo adesso. Deve cambiare però De Miranda perché ha un problema con la carrozzina, quindi entra Diene che potrebbe giocare insieme a De Miranda per far sì che De Miranda possa giocare un po' più dalla forte. Subito Diene coinvolto dal rilancio di Pogenwish, l'uscita difensiva di Ghione è fallosa per direttore di gara. Tra l'altro siamo in debito della terna, i signori arbitri della giornata sono Graziani, Palazzo e De Mattia, arbitri designati per questo big match. 13-6 per Santo Stefano, 3 minuti e mezzo da giocare nel primo quarto. Verdun palla in mano, sono 17 secondi a disposizione per l'attacco della Dinamo Lab. Allora ancora Estece, Verdun da Pogenwish, ancora una volta Bezzezzi che ha capito tutto. Miceli per il contropiede Santo Stefano, c'è lì Giarretti, troppo spazio per Giarretti, occupa molto bene l'area anche in contropiede Santo Stefano. Sono 15 adesso per la formazione allenata da coach 5 secondi Ceriscioli. 5 secondi fiscato contro Pogenwish. E appena sbagli palla persa è uguale contropiede con loro, quindi non puoi permetterti di sbagliare niente. Adesso una palla regalata anche sulla rimessa, sulla pressione uomo uomo di Santo Stefano. Adesso il fallo del capitano Claudio Spanu, pronto a rientrare De Miranda. Vediamo per chi, se Bisin alzerà il quintetto e deciderà di schierare poi no, riesce Diene, quindi ritorna con il quintetto con De Miranda da 5. Verdun stranamente si sta prendendo meno tiri del solito, lui che comunque ha tantissime responsabilità offensive nell'attacco della Dinamo, fino a questo momento solo mi sembra con un tiro dal campo. Simo Giaretti da Miceli, 5 secondi per l'attacco di Santo Stefano. Ghione va ancora a prendersi il tiro, stavolta il primo ferro a dir di no al numero 7. Serve una scossa negli ultimi 2 minuti di primo quarto alla Dinamo Lab, prova a darla Adolfo Damian Verdun. C'è a terra Estece, direttore di gara non fischia. Rimane palla in mano Verdun, va sotto da Spanu. Altro anticipo secco di Bezzezzi, grande inizio di partita del capitano di Santo Stefano, un potenziale MVP del campionato senz'altro fino a questo momento. Intanto dopo aver segnato altri 2 punti per i suoi, viene interrotto dal gioco con Estece che era ancora a terra. Vediamo Lab che ha fatto una fatica tremenda a difendere in 5, figuriamoci in 4. Nessun particolare problema per Bezzezzi che segna ancora, trovando anche il nuovo massimo vantaggio per Santo Stefano. Pogenwish ha già battuto. De Miranda, Verdun, addirittura con la palla all'indietro e Estece per uscire dalla propria metà campo. E alla fine il rimbalzo difensivo è per Giaretti che ha già capovolto il fronte. Sotto da Ghione, attaccato da Estece. Antisportivo contro il numero 4. La spina nel fianco, il tandem Ghione Bezzetti lì sotto, Paolo. Sì. Ma è un grandissimo confronto, purtroppo impari da questo punto di vista, perché Bezzezzi ha veramente poi anche la velocità, l'aggressività in campo aperto devastante. Chione a livello di posizione, di intelligenza,
di giocate per la squadra è devastante. Questa coppia sta mettendo in grandissima difficoltà la Dinamo nella parte difensiva, perché riesce a far fatica dal punto di vista del 5 contro 5 a metà campo, e poi in campo aperto dall'altra parte diventano letali. Più 12 assolutamente meritato fino a questo momento di Santo Stefano. 18-6 con Miceli, palla in mano, è arrivato un fischio, il canestro non è valido, infrazione di 3 secondi credo contro De Deus Ramos. In ogni caso si resta 18-6 con un minuto e mezzo da giocare nel corso del primo quarto. De Miranda isolato a sinistra in attesa di una soluzione, 10 secondi per attaccare, il pallone per Verdun, il servizio ancora alla ricerca di De Miranda, fallo di Ghione. Fallo di Ghione. Onestamente, vista la partita dell'andata, fino a questo momento sembrava molto più giocabile la partita. La Dinamo ha fatto dei grandi progressi, ma li ha fatti ovviamente anche Santo Stefano, che si è preparata perfettamente a questa partita. Ricordiamo che c'era stata la sosta prima dell'ultimo turno, dove la Dinamo, pur non giocando benissimo, ha vinto in casa della terza, ovvero Bergamo. Ma in questo momento Santo Stefano dimostra fino a questo momento la sua superiorità. 14 secondi per l'attacco della Dinamo Lab. Pogenwish e Berdun a scambiare, ancora il numero 14 che non prende il tiro. Un fischiato fallo contro Spanu, abbastanza incredulo il capitano della Dinamo Lab. Fallo di Spanu in attacco, è il secondo del capitano, che sorride, non è molto convinto dalla decisione degli arbitri. Molti falli in attacco fischiati dalla terna arbitrale in questo primo quarto. Sta di fatto che la Dinamo in 9 minuti ha segnato 6 punti e ovviamente deve già rincorrere pesantemente la capolista, che adesso può ancora allungare con Ghione. Ghione, gran movimento del numero 7 che poi però si piace un po' troppo, sbaglia il l'appoggio. E allora dall'altra parte con Pogenwish, Verdun, meno di un minuto alla fine del primo quarto, meno di 10 secondi per l'attacco della Dinamo Lab, ancora con l'argentino palla in mano, non prende il tiro Verdun, va sotto da Di Miranda, di tocco per Pogenwish, un vero peccato questa azione per la Dinamo Lab, che aveva fatto tutto bene, poi un errore non da Pogenwish. Miceli, Ghione, nemmeno così perde la palla Santo Stefano, e allora Giaretti, dall'altra parte c'è Bezzezzi, Miceli si muove, Bezzezzi va da solo, fallo e canestro, anzi no, no, non è rientrato, è rientrato da fuori, mi sembra Ghione tagliando fuori l'avversario prima che segnasse Bezzezzi, quindi canestro annullato e palla recuperata dalla Dinamo, che avrà l'ultimo possesso. Ma si lamenta il capitano di Santo Stefano, ma in realtà si era accorto benissimo di quanto successo. Ma fa una fatica terribile purtroppo la Dinamo a costruire un tiro pulito, al di là dell'errore di Pogenwish che era arrivato dopo una carambola. Adesso vediamo l'ultimo possesso che possa magari girare un pochettino l'inerzia. Pallone per De Miranda, ma Miceli ha capito anche questa. Bezzezzi, l'ultimo possesso diventa per Santo Stefano. Bezzezzi ancora ad attaccare il canestro. E Miranda con qualcosa di simile a una schiacciata pallavolistica mette il pallone fuori, l'ultimo a toccare lo stesso giocatore brasiliano, e allora la rimessa sarà per Santo Stefano con 13 secondi per attaccare. 18-6 il punteggio in favore dei ragazzi di Ceriscioli. Bezzezzi con la palla dietro la schiena per Ghione, ancora Miceli, tutto il tempo per prendere questo tiro. Per fortuna della Dinamo Lab la palla non entra, si resta 18-6, adesso 2 minuti di pausa, poi torniamo per raccontarvi i secondi 10 minuti di Dinamo Lab Santo Stefano Kos. Ehi,
Cosa rischio col monopattino? Puoi cadere. Tranquillo, le risposte che cerchi te le offre Reale Mutua. Con Pedala Protetto hai protezione e assistenza in caso di incidenti e danni a terzi, anche in bici. Prima della sottoscrizione leggere il chat informativo su realemutua.it. Chiedi a un agente. E allora rieccoci, riprendiamo la linea dal centro polivalente di Sorso, primo quarto che ha sorriso decisamente alla formazione di coach Ceriscioli. 18-6 il punteggio in favore di Santo Stefano per una Dinamo che aveva cominciato anche abbastanza bene, visto poi però rientrare alla grande la capolista che per ora domina. Ottima uscita della Dinamo Lab che torna a segnare con De Miranda. Sono 10 adesso i punti di distacco fra le due squadre. Grande palla recuperata da Pogenwisch che va sotto da Spanu, il pallone per De Miranda con una mano per segnare ancora Leandro De Miranda. 18-8, grande inizio di secondo tempo, di secondo parziale per la Dinamo Lab. Bezzezzi, corre il numero 29 senza pressione, arriva adesso Berdun, il pallone per Dimitri Tanghe. Ancora da Ghione, De Miranda con la steal del secondo parziale, tanto spazio per Stecce, la difesa di Gray efficace, ancora il pallone per Berdun, non deve sbagliare l'argentino. 18-12, time out Santo Stefano, che inizio di parziale per la Dinamo Lab. Beh, la Dinamo ha segnato gli stessi punti in un minuto che in pratica in tutto il primo quarto, grazie all'aggressività, sono andati a pressare tutto campo, sono più convinti, hanno voglia, diciamo così, di scrollarsi di dosso anche la tensione. Adesso è Ceriscioli che deve chiamare time out e fermare il parziale di 6-0 della Dinamo in avvio di secondo quarto, proprio in un minuto. Quindi De Miranda fondamentale offensivamente per trovare soluzioni, bravo Berdun nella carambola a trovare due punti molto molto importanti. Offensivamente e anche difensivamente, perché in meno di un minuto ha recuperato più palloni di quanto ha fatto negli scorsi 10 minuti Leandro De Miranda. Grande inizio del Califfo di 1.1 secondo parziale, e ora attendiamo quale sarà la risposta di Santo Stefano al 6-0 subito. Intanto si è ripresentata in campo la formazione di coach Ceriscioli con sia Dimitri Tang che Tommy Lee Gray, che non erano partiti in quintetto. Lo stesso Tang va sotto da Bezzetti che prende subito il tiro, torna a segnare Santo Stefano, lo fa col proprio capitano. E Stece, c'è largo a destra di Miranda, il pallone invece più sicuro per Berdun. Lo stesso numero 14 che va a prendere la tripla, era un po'
fuori ritmo qui Adolfo Damian Berdun, ha comunque scelto di tentare di prendere la tripla abbastanza lontano dal bersaglio. Grosso si riprende a giocare con Santo Stefano in attacco. Bezzezzi, Tanghe, pallone per il classe 89, ancora sotto da Bezzezzi, praticamente perfetto il numero 29, non sbaglia nulla. Altri due per Santo Stefano, qua poi va a terra Tommy Lee Gray, a Estece viene dato fallo. Con questa palla recuperata rischia di vanificare tutto il lavoro fatto nel minuto precedente la Dynamo Lab. Tanghe, pallone per Ghione, tanto spazio al centro dell'area per il numero 7, il rimbalzo offensivo per Tommy Lee Gray, Ghione si ripresenta ancora a canestro, immediatamente restituito il parziale alla Dynamo Lab, 6-0 di Santo Stefano, 24-12 il punteggio, nuovamente avanti di 12 come alla fine del primo parziale, la formazione capolista del campionato. 5 su 7 dal campo, 10 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi per Bezzezzi, che ha fatto veramente il vuoto, il suo il contro break di Santo Stefano in uscita molto bene dal timeout di Ceriscioli, vanificato come dicevi Simo al 6-0 della Dinamo, perché Santo Stefano ritorna al più 12 della fine del primo quarto. Si riprende a giocare con Estece, che è servito da Pogenwish, sempre molto aggressivi i raddoppi della formazione di Santo Stefano, e allora Pogenwish servito da De Miranda con 13 secondi per attaccare, c'è largo a destra ancora l'olandese, Estece si stacca, serve uno dei suoi passaggi, è arrivato però Ghione a interrompere ancora una volta l'azione offensiva della Dynamo Lab, poi Bezzezzi benissimo per andare da Tanghe. 14 secondi ancora per l'attacco della capolista, Tanghe prende il tiro, il rimbalzo ancora di Ghione, altro tiro a canestro, altro errore per fortuna della difesa sassarese. Allora Estece deve tornare a segnare la Dynamo Lab, ancora l'argentino col numero 4, poche soluzioni però in questo momento, il pallone per Spanu rimbalza addosso ad un uomo in maglia nera. E allora con 9 secondi a disposizione l'attacco della Dynamo Lab riprende a giocare con Berdun. Cambio di campo per Estece interessante, l'argentino prende il tiro, è sbagliato De Miranda. Serve Leandro De Miranda alla Dynamo Lab per stare attaccata a Santo Stefano in questa partita. Sono 14 punti per la formazione di Bisin, 24 però quelli di Santo Stefano, che ha ancora una doppia cifra di vantaggio. Movimento di Bezzezzi, Berdun non lo chiude, Bezzezzi tira ancora, Bezzezzi segna ancora, sono 26-12 nella sua partita. Qua c'è un fischio che va contro Tommy Lee Gray, è il primo fallo del parziale per Santo Stefano con 6 minuti e 26 secondi da giocare prima dell'intervallo lungo. Così a occhio Simo è uno con cui non litigherei, no, spesso decisamente no. De Miranda, bel movimento di Estece vanificato però dal fischio contro Claudio Spanu. Dinamo che al di là di quel 6-0 iniziale, quando gioca a campo schierato diventa veramente una montagna da scalare. Pur non avendo Tanghe dentro la partita offensivamente, Santo Stefano ha con la coppia Bezzezzi-Ghione fatto il vuoto, anche perché come vediamo De Miranda da 5 fa molta fatica e la Dinamo non ha un vero centro dentro l'area che possa opporsi alla forza di Ghione, che pur sbagliando recupera il rimbalzo e segna e doppia la Dinamo, che in questo momento è al massimo svantaggio del match. Sono 14 punti di vantaggio di Santo Stefano con De Miranda che prova a rispondere per i suoi. Berdun, il tiro di Berdun,
due punti per Adolfo Damian Verdun. E tra l'altro bello vederlo tirare 10-2 di Santo Stefano dopo lo 6-0 della Dinamo in apertura. Adesso c'è il terzo fallo di Spanu, che viene anche richiamato, gli viene dato anche il tecnico, il quarto fallo. Non la migliore delle situazioni per il... Se non vado errato è il quarto fallo del capitano ed è un problema grossissimo, perché lui, essendo un punti uno, in pratica non può essere sostituito, nel senso che può essere sostituito solo da, mi sembra, da un giovane, neanche forse. No, perché è rimasto solo Uras in listino. Uras è un 4 punti e mezzo con un punto di abbattimento, quindi non può. Difficile che... E quindi è un grande problema, perché se fa il quinto fallo poi Bisin è nel computo dei, correggimi se sbaglio, dei 14 punti e mezzo di computo del quintetto. Adesso è veramente difficile. Deve tirare fuori un giocatore, comunque una delle punte, per poter equilibrare il quintetto che arrivi a 14 e mezzo di punteggio, cosa che senza Spanu diventa davvero molto molto difficile. Lui è un giocatore insostituibile anche da questo punto di vista. E aver preso il tecnico, anche qui l'arbitro un pochettino fiscale, comunque terzo e quarto fallo, molto penalizzante questa decisione per la Dinamo. E ora bisogna vedere cosa inventa coach Bisin. Spanu è di fatto l'uomo chiave della Dinamo Lab proprio per quanto riguarda la questione del punteggio di classificazione. Per quanto riguarda i punti di abbattimento, come detto, in lista c'è solo Cristiano Uras, che è un giovane, giovanissimo in realtà, classe 2007, ed è comunque un punti 4 e mezzo, quindi non andrebbe a dare una grossa mano sotto questo punto di vista. Vedremo come continuerà la gara del capitano della Dinamo Lab, che ora lascia il campo per 40. 40 è 2. E 2, però ha messo dentro anche Lindblom. Ha rimesso dentro Lindblom, ha dovuto togliere De Miranda insieme per cercare di stare dentro nei 14 e mezzo, dando un riposo De Miranda, mettendo anche Diene, ha rivoluzionato un po' il quintetto, ha tolto anche Stece. Non c'è nessun punti 4.5. Esatto. E quindi è costretto, perché Spanu ha 4 falli, ha detto Bezzezzi prende un fallo. Questo è peggio di questo quarto fallo è quasi peggio di un parziale, purtroppo, per la Dinamo. Sono 29 intanto i punti di Santo Stefano, con Bezzezzi pronto per farli diventare 30. Stavolta però è corto il libero della forte classe. Lindblom, fallo di Sabri Bezzezzi, fallo su Lindblom, ma è solo il secondo di squadra per Santo Stefano, mentre la Dinamo è già in bonus, compreso il tecnico Claudio Spanu. Adesso ci sono due, c'è il cambio, vediamo, terzo fallo. Otto per De Miranda con 4 su 4 dal campo, 6 per Verdun con 3 su 8. Non c'è, due tiri liberi. Infatti non era su, abbiamo visto come la Dinamo è in bonus, non Santo Stefano. Dall'altra parte 15 di Bezzezzi, 7 su 9, 4 rimbalzi, 2 assist, 3 recuperi, 20 di valutazione. Per il, è un potenziale dominatore di regular season, esatto, senza ombra di dubbio dominatore, grande di questa campionata. Partita 29-16, si resta così con Santo Stefano pronto a tornare ad attaccare. Dimitri Tanghe prende la tripla Tanghe, così è veramente impossibile, gran canestro del numero 8. Sono 32 per Santo Stefano, che sta zannando la partita. Dien non passa su Ghione. E allora time out Bisin, necessario direi. Sì,
Dinamo che ha dovuto rivoluzionare il quintetto, come già detto, per la situazione precedente di Claudio Spano con 4 falli. Diciamo che Santo Stefano, da grandissima squadra qual è, ha reagito subito al 6-0 iniziale nel secondo quarto della Dinamo in un minuto, ha poi è ripartita da dove aveva iniziato nel primo quarto. Come dicevamo, Bezzezzi con 15 punti, 7 su 9, 4 rimbalzi, 2 assist e 3 recuperi, 20 di valutazione, nettamente l'MVP di questa partita. Ghione 7 con 3 su 9, 4 rimbalzi e 7 anche per Giaretti. Quel trio dentro l'area, 20 punti in area sui 32 sono arrivati nel pitturato per quanto riguarda Santo Stefano, che con la bomba di Tanghe ha ridoppiato ancora la Dinamo, più 16. Adesso diventa veramente difficile cercare di riportarsi in linea di galleggiamento fino a quanto abbiamo visto fino a questo momento. Sì, diventa una montagna difficilissima da scalare ora per la Dinamo Lab, non che non lo fosse all'inizio, ma con la situazione che si è venuta a creare per Spanu sarà ancora più complesso. Ciò che di certo è che Santo Stefano non guarda in faccia a nessuno, sta giocando la solita grande partita per qualità e quantità, legittimando il dominio avuto fino a questo momento in questo campionato. C'è ancora partita però, Lindblom prova a prendersi il tiro dalla media distanza, anche sfortunata qua la Dinamo Lab, però il rimbalzo è come al solito per Tanghe, prende un'altra tripla Dimitri Tanghe, Pogenwisch che porta via il pallone per la Dinamo Lab, Lindblom fallo di Tanghe, è il terzo del quarto per Santo Stefano. Come detto, in bonus invece la Dinamo Lab, fallo intelligente di Tanghe molto, con la Dinamo che sembrava pronta a ripartire. Molto intelligente perché ferma il contropiede, solo il suo primo fallo, e la Dinamo non è, e ovviamente Santo Stefano non è in bonus. Verdun è quello che serve a questa squadra, Adolfo Damian Verdun a fulminare la retina per il punto numero 19 della Dinamo Lab. Se la Dinamo vuole avere speranze in questa partita, Simo deve assolutamente cercare di finire il primo tempo sotto la doppia cifra di svantaggio, altrimenti diventa quasi impossibile. Però adesso 40 va a commettere fallo su Giaretti, che avrà 2 tiri liberi per riportare a più 15 Santo Stefano, a meno di 4 dalla fine. Sbaglia il primo Giaretti, per quanto visto fino a questo momento. Una notizia, Giaretti ancora, il secondo è quello buono, sono 33 per Santo Stefano. Scambio fra Pogenwisch e 40, porta via il pallone l'olandese, ancora Pogenwisch, bella palla per Verdun, ben sistemato sulla destra, errore al tiro che condanna però la Dinamo Lab a inseguire una Santo Stefano che è già dall'altra parte. Giaretti sotto da Tommy Lee Gray, prende la mira Gray e poi serve la miglior difesa di Pogenwisch per evitare di prendere il punto numero 35. Dien deve puntare al canestro, Dien punta Giaretti, va a prendersi il tiro, un altro errore in layup, iniziano a essere un po' troppi, Paolo. Eh sì, perché i layup li paghi contro Santo Stefano, al di là che lo ha sbagliato anche Gray. Però Santo Stefano ti concede una possibilità, la seconda no. Adesso Pogenwisch prova a aprire il contropiede, che aveva subito fallo, l'arbitro non fischia. E c'è il 3 secondi. C'è il 3 secondi fischiato. Adesso l'arbitro va a parlare con Massimo Bisin, che si lamenta per il fallo di subito da Pogenwisch. Non ci sono spiegazioni per Bisin, c'è solo alla prossima tecnico. Dialogo aperto, diciamo poco da parte degli arbitri. Un eufemismo. Verdun. Lindblom in anticipo anche su Pogenwisch. Si muove l'olandese a destra, il pallone invece per Verdun. C'è 40 da servire, va da solo Verdun. Prende il primo ferro, ma rimbalzo per una volta per la Dinamo Lab.
10 secondi a disposizione dell'argentino. Il movimento di Lindblom che tenta il blocco, fallo di Tang con 8 secondi a disposizione per l'attacco della Dinamo Lab. 2:24 prima dell'intervallo lungo, va in bonus anche Santo Stefano. Berdun, un po' di spazio per prendere il tiro per l'argentino. Un po' sfortunata qua la Dinamo Lab. Stavolta aveva costruito un tiro abbastanza pulito, soprattutto per uno come Berdun. Dall'altra parte c'è Giaretti che non perde neanche un secondo. Una penetrazione che regala il punto numero 35 a Santo Stefano. Due minuti prima della pausa con Pogenwisch che cerca Berdun, ha fatto un altro movimento l'argentino, un po' disordinata ora la manovra della Dinamo Lab. Considerando che i primi sei punti nel secondo quarto sono arrivati nel primo minuto, poi la Dinamo è ritornata ad avere quelle difficoltà che ha avuto nel primo quarto, merito della difesa, qualche layup sbagliato, ma tanto merito anche di Santo Stefano. Adesso Diene va a subire fallo, avere due tiri liberi con Ghione che commette fallo. Non è la specialità della casa, però adesso la Dinamo deve riuscire assolutamente a racimolare punti ovunque se vuole cercare di finire, come detto, vicino almeno ai 10 punti, perché altrimenti diventa il secondo tempo davvero duro, considerando anche i 4 falli di Claudio Spano. Qualche cambio fra le fila di Santo Stefano per l'ultimo minuto e 43 secondi che mancano alla fine del primo tempo. In campo con la maglia numero 55 Isabel De Jesus Lopez Chavez e anche Matteo Veloce con la maglia numero 12, giocatore che abbiamo conosciuto in quel di Porto Torres, così come Tommy Lee Gray, un altro giocatore che è già passato in Sardegna a Varese. 0 su 2 per Dien. Da ripetere però. Resta 0 su 2 per Dien, 1 minuto 39 secondi prima dell'intervallo. Giaretti già dall'altra parte con Gray che fa il blocco proprio per il numero 16, il pallone per Lopez Chavez che scambia nuovamente con il proprio play. Movimento di Giaretti, 2 secondi, deve tirare Giaretti, la palla che arriva dalle parti di Veloce, l'errore del numero 12 di N. Pogenwisch per tenerla in campo. La Dinamo Lab in un modo o nell'altro ne esce incolume. Pogenwisch per ribaltare il fronte, andare da Dien. Ancora salio di Dien, prende il tiro di Dien, si appoggia alla tabella ma sbaglia ancora. Giaretti, Tanghe, 48 secondi prima dell'intervallo, Tanghe con la palla fra le mani, Giaretti, 7 secondi per l'attacco di Santo Stefano, il numero 16 non ne aspetta più che uno e segna il punto numero 37 per i suoi. Lindblom, Dien, lascia lì per Berdun, 11 secondi, grande palla di ritorno dell'argentino, qua Dien non riesce proprio a trovare il modo di sbloccarsi. Tutti i punti che punti mancati che pesano nel computo finale, qua errore della retroguardia di Santo Stefano che stava ripartendo. Purtroppo però con la Dinamo che doveva avvicinarsi invece è stato il contrario, 2-3 palloni sciupati, dall'altra parte il canestro di Santo Stefano, 37-19, vantaggio decisamente in controllo per quanto riguarda la capolista che ha concesso solo 19 punti alla Dinamo. Berdun, sono 3 secondi prima della fine, ancora Berdun da Lindblom, deve tirare Lindblom, non è
giornata per lo svedese, ma un po' per tutta la Dynamo Lab. Il primo tempo si chiude sul 37-19 per la capolista, che ha giocato due grandi quarti fino a questo momento, sia davanti che dietro. La formazione di Geriscioli è stata veramente protagonista. E adesso noi prendiamo una decina di minuti di pausa, poi torniamo per raccontarvi il secondo tempo di questo emozionante Dynamo Lab Santo Stefano Group. We are Acrisure, a high-tech human approach to insurance, real estate services, cyber services, wealth management, and more. All to help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are driven by limitless possibilities and armed with game-changing technology to help you be extraordinary. We are Acrisure.
Tranquillo, le risposte che cerchi te le offre Reale Mutua. Con Cyber Family Reale hai protezione in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione leggere il chat informativo su realemutua.it. Chiedi a un agente. Scegliere i mobili che ami o il master che preferisci. Devi solo pensare ad un regalo per il suo futuro o decidere quale sarà la tua nuova auto. Al resto, pensiamo noi. Prestiti personali del Banco di Sardegna. Realizza i tuoi desideri. We are Acrisure, a high-tech human approach to insurance, real estate services, cyber services, wealth management, and more. All to help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are driven by limitless possibilities and armed with game-changing technology to help you be extraordinary. We are Acrisure. Sardegna.
E allora rieccoci, riprendiamo la linea dal centro polivalente di Sorso. È appena ricominciato da una trentina di secondi il terzo parziale di Dynamo Lab Santo Stefano Coast Group, 39-21, perché la Dynamo Lab ha appena segnato il punteggio. Risponde immediato però Santo Stefano, portando il punteggio sul 41-21, 20 lunghezze di vantaggio. Paolo, saranno due tempi duri per la Dynamo Lab, ma non resta che provarci. Pensa che tra l'altro l'andata ci aveva ammazzato Tanghe, che aveva fatto una partita strepitosa. Bezzezzi potrebbe andare avanti a giocare 80 minuti con quell'intensità, quella voglia, quella fisicità. Adesso gli hanno stoppato un mezzo tiro, ha ripreso il canestro, ha ripreso la palla, ha segnato. Dinamo che è costretto a lasciare fuori De Miranda perché Spanu 41.2, e quindi Bisin deve rimettere il quintetto con 40 che è 1.2, e quindi mette dentro Diene che è 1.3. De Miranda in panchina, e questo è un grosso debito offensivo per la Dinamo, che è praticamente Berdun, un po' Berdun dipendente in attacco. Adesso con tanta fatica la Dynamo Lab riesce a mantenere il possesso di questo pallone, 6 secondi per tirare, ci pensa Berdun, 23 per la Dynamo Lab, ancora a segno l'argentino. Ceriscioli prende il tecnico per proteste, anche lui su una situazione che voleva secondo me 3 secondi. Quindi sì, ha fatto ampi gesti. Abbiamo visto come anche nel primo tempo, oltre ai falli in attacco, hanno più fischiato un'altra cosa che magari i nostri telespettatori a casa non vedono sempre. Quando questo, il gesto dell'apertura del braccio dell'arbitro, quando il giocatore esce dal campo non può più rientrare fin quando l'azione non è finita. E quindi due volte, tre volte è stato fischiato questo tipo di infrazione. Si resta quindi 41-23 con Santo Stefano che attacca dall'altra parte. Qua fallo lo ha fatto, credo, Lindblom. Sì. Sì, fallo di Lindblom. È il primo nel terzo parziale per la Dynamo Lab. Uno scontro con Dedeus Ramos che ha visto lo svedese protagonista. Protagonista falloso in questo caso, secondo il direttore di gara, che consegna palla in mano a fantastico fino a questo momento Sabri Bezzezzi. Giaretti, pallone per Miceli, tarda un po' la chiusura di Berdun, il pallone allora diventa buono per Ghione che si addormenta un po'. È uno dei primi errori della partita di Ghione, almeno nel concetto. Pogenwish da 40, porta palla al numero 24 e serve per Berdun. Vediamo se prende il tiro da lì Berdun, ancora 7 secondi per pensare a cosa fare. Il pallone diventa buono per 40, di tocco da Pogenwish. Prende il tiro Berdun, c'era ancora qualche secondo forse per provare a mettere qualcuno con una linea di tiro migliore. Berdun ha provato comunque a prendersi il tiro, la palla è andata fuori, 41-23 è il punteggio ancora in questo momento. Giaretti da Miceli, movimento di Ghione, attaccato e raddoppiato con Dien, non prende il tiro Ghione, non è valido il tiro preso da Ghione. Fallo in attacco, o meglio infrazione dei 3 secondi fischiata al forte numero 7. Si resta 41-23 con la Dynamo Lab che recupera un altro pallone. Lindblom con un po' di spazio. Berdun a sinistra, si muove Pogenwish, prova a farsi vedere tra le linee di Yen che poi finalizza ma sbaglia. E allora il rimbalzo per Ghione che scambia col proprio capitano. Bezzezzi fino in fondo, il pallone ancora verso Ghione. Fallo e canestro, dice il direttore di gara, ad ammazzare la partita, sempre il solito Ghione. Sul tabellone però non vengono raffigurati i due punti, ma dovrebbe essere sì. Buono, ha fatto il gesto un tiro, direttore di gara. Un tiro supplementare e fallo sì, canestro, allora, deve arrivare a 44. Certamente 43 punti, che diventano
Invasione di Diene, altro tiro libero per Ghione. Che rimangono 43, ma dopo l'invasione di Diene c'è un altro tentativo per Ghione. La prima volta per Donato, la seconda decisamente no. 23-43 sono, anzi chiedo scusa, 44 sono 21 i punti di vantaggio di Santo Stefano. Massimo vantaggio nella partita della formazione di coach Ceriscioli. Berdun. Si muove Lindblom, servito lo svedese. Sotto da Poggenwisch, un bel pallone quello per il numero 1 che va a servire 40. Ancora Berdun, deve prendere un tiro difficilissimo. Rimbalzo però è per Saliudien. Ancora 10 secondi per l'attacco della Dinamo. Lindblom, il tiro dell'ex Le Pien Velay. Una palla che sbatte ancora una volta sul secondo ferro. E Santo Stefano che ha già capovolto il fronte con Besesi. Che canestro del numero 29, grande azione della formazione di coach Ceriscioli. Sono 46 i punti di Santo Stefano. Va a terra intanto Berdun, che fa un fischio che punisce Dedeus Ramos. Tanto rivoluziona il quintetto coach Bisin, poco da perdere in realtà, anche in caso di quinto fallo di Spano ci si rimetterebbe come abbiamo appena visto per gli ultimi 10 minuti praticamente. E adesso con De Miranda e Stece in campo per provare a rientrare anche in minima parte. Poggenwisch sotto da Stece, bel pallone per Spano che non se lo aspettava, chiedeva di servire Berdun. E allora può ripartire l'azione di Santo Stefano da Giaretti. Pallone per Bezzezzi che segna ancora. Sono 48 per Santo Stefano. Una grande prova della capolista fino a questo momento. Poggenwisch verso De Miranda. Riesce a controllare quel pallone del Califfo e prende la mira per segnare. Si sblocca la Dinamo Lab dopo qualche minuto complesso. Sono 25 i punti sul tabellone per i sassaresi. Giaretti, il blocco di Tanghe su Spano regolare. Ancora Giaretti, palla in mano, 10 secondi per pensare a cosa fare. Giaretti prende il tiro e lo sbaglia. E allora De Miranda nello spazio per Poggenwisch per provare a sfruttare l'arma del contropiede. Arriva anche Spano, lo stesso fa Estece, preferisce però vedere i suoi sistemati l'olandese prima di attaccare il canestro. Estece prende lui il tiro, non c'è fallo secondo il direttore di gara, chiedeva a gran voce Carlos Alberto Estece. Comunque valido il canestro della Dinamo Lab. 27 punti per la formazione di coach Bisin. Tanghe, si muove Gray. Tira da 3 punti Tanghe, era già fermo in gioco per il fischio su Estece. Fallo su Gray, è il secondo della parziale per la Dinamo Lab. Con coach Bisin che preferisce chiamare time out. Mancano 4 minuti 26 secondi allo scadere del terzo quarto. Noi adesso prendiamo un minuto di pausa, torniamo a time out esaurito. Ehi,
Cosa rischio col monopattino? Puoi cadere. Tranquillo, le risposte che cerchi te le offre Reale Mutua. Con Pedala Protetto hai protezione e assistenza in caso di incidenti e danni a terzi, anche in bici. Prima della sottoscrizione, leggere il chat informativo su realemutua.it. Chiedi a un agente. E allora rieccoci nuovamente live dal centro polivalente di Sorso. Dinamo Labe e Santo Stefano si giocano il primo posto del girone. Per ora comanda con particolare decisione la formazione ospite, imbattuta fino a questo momento. E questa gara fra prima e seconda, giocata in questo modo fino a questo momento, dimostra il perché. Tanghe prende il tiro di Dimitri Tang, il rimbalzo per Estece con De Miranda e Pogenwish che completano il disimpegno. Berdun, pallone per De Miranda, è finito però il tempo a disposizione per lasciare la propria metà campo. Grande applicazione anche difensiva della formazione di coach Ceriscioli, con Giaretti che ora lascia, o meglio rientra in campo, servito da Tanghe. Tommy Lee Gray, un po' di spazio per l'ex Porto Torres che aspetta di poter prendere bene la mira e si appoggia al tabellone per il punto numero 50 di Santo Stefano. De Miranda, ancora Leandro De Miranda, il pallone per Estece, prende il tiro Estece, una gran bella tripla dell'argentino. 20 punti di vantaggio per Santo Stefano che ora si riporta in avanti con il numero 16 Andrea Giaretti. Il pallone sotto per Besetti, grande azione del numero 29 che riesce a lasciare sul posto Pogenwish, a depositare in fondo alla retina il più facile dei due punti, più facile almeno per uno come lui. Berdun, pallone per Pogenwish, ancora a prendere il tiro all'olandese, stavolta è più preciso. Sono 32 per la Dinamo Lab, sempre 20 i punti di vantaggio della formazione capolista con Giaretti. Non sbaglia un colpo. 54 per Santo Stefano. Tanto va a terra Estece. Non c'è fallo su di lui, bensì il numero 4 ha pestato la linea e quindi il pallone lo ha recuperato Santo Stefano. Diciamo che non fa amicizia con gli arbitri Estece in questa partita. Sì, beh, la Dinamo al di là dei quattro falli di Spano non può recriminare niente. Santo Stefano ha sempre giocato meglio tutto il match, i quattro falli di Spano hanno complicato ulteriormente, però vediamo adesso l'infrazione, fallo tecnico a Ghione, vediamo per quale motivo. Strana, Ghione non protesta, quindi o è stato pescato forse in qualche azione scorretta nei confronti, parla con De Miranda forse per la posizione con cui è andato a rimbalzo nei confronti dell'avversario, però poco cambia comunque nel punteggio. Nell'economia del match si resta 54-33. Il pallone torna sotto il canestro della Dinamo Lab. Con Sabri Bezezzi pronto a rimetterlo in gioco, lo fa andando fuori da Tanghe. Sotto ancora per Bezezzi, non riesce a controllare questo pallone il numero 29. Credo sia la primissima volta nella partita che non controlla un passaggio nel pitturato Sabri Bezezzi. Il giocatore superiore si è dimostrato fino a questo momento. Qua va anche a recuperare un altro pallone.
guida la transizione dei suoi. Due minuti prima della fine del terzo parziale, 17 secondi per attaccare a disposizione di Santo Stefano. Bezzesi bene a destra da Tanghe, si muove anche Ghione al centro, Tanghe va da solo, mette sotto per Tommy Lee Gray a fare a sportellate con i giocatori della Dynamo Lab. Gray costretto a prendere il tiro, arriva un altro fallo tecnico. Se funzionasse come nel basket normale, nel senso non in carrozzina, cioè Ghione sarebbe espulso perché due falli tecnici consecutivi non li puoi prendere. Comunque il quinto fallo di Ghione che va in panchina. Quinto fallo con due tecnici consecutivi davanti di 20 punti è abbastanza una notizia anche nel basket in carrozzina, immagino. Espulso, infatti le regole sono ovviamente uguali, al di là dei 5 falli viene comunque espulso perché sono due tecnici, o un tecnico in antisportivo o due tecnici, comunque sono due penalità e dunque viene espulso Ghione, che è costretto ad andare negli spogliatoi. Sì, termina qui anzitempo, quindi la partita di Ghione, che nel caso non gli fosse stato fischiato tecnico ma un fallo normale, sarebbe comunque finita. Qui Berdun non riesce però a trovare il fondo della retina dal tiro libero. Qua si lamenta coach Ceriscioli, dice che la palla era per Santo Stefano. Direttori di gara però assegnano possesso alla Dynamo Lab, che riprende a giocare da Carlos Alberto Estece. La tripla dell'argentino che si stampa però sul primo ferro. E allora Bezzesi, fino in fondo Bezzesi, aspetta adesso l'arrivo di Tang e chiede al proprio play Giaretti di muoversi, arriva anche a dare una mano per il blocco Giaretti con la palla fra le mani, 7 secondi per attaccare, il tiro di Giaretti che si appoggia alla tabella ma incredibilmente sbaglia. Pokenwish, Estece restituisce all'olandese. Non la miglior partita di Robin Pogenwish, lo abbiamo visto estremamente meglio di così. Qui manca proprio il controllo del pallone che gli rimbalza addosso e va fuori. E con un minuto da giocare nel terzo parziale, Santo Stefano già dall'altra parte. Tanghe, Giaretti. 7 secondi per l'attacco degli uomini di Santo Stefano. Tanghe va sotto da Bezzesi, deve tirare subito il numero 29. È arrivato un fischio contro la difesa della Dinamo. 54-33 è il punteggio, con Bezzesi pronto a tiri liberi. Dentro il primo. Secondo va fuori e il rimbalzo per Leandro De Miranda. Spanu da Pogenwish. Tiene palla in mano l'olandese. Serve poi Estece. Vuole ancora il pallone Pogenwish. Accontentato il numero 1. 4 secondi per prendere il tiro. Lo deve lasciare partire De Miranda, ma è corto. Il primo ferro colpito dal brasiliano. Poi il rimbalzo del solito Bezzesi. Movimento di Tanghe, Bezzesi a pensare a cosa fare, la penetrazione del numero 29, grande potenza in ingresso nel pitturato per Bezzesi, fallo di Berdun, 2 per l'italiano. Dentro il primo per il 29. Due su due per Sabri Bezzesi, 57-33 il punteggio
sarà con tutta probabilità il punteggio finale di questo terzo parziale. Mancavano 3 secondi dalla ripresa del gioco, non c'è più tempo per il terzo periodo. Noi ora prendiamo un minuto di pausa, torniamo per gli ultimi 10 minuti di Dinamo Lab contro Santo Stefano Coast Group. Ehi, cosa rischio col monopattino? Puoi cadere. Tranquillo, le risposte che cerchi te le offre Reale Mutua. Con pedala protetto hai protezione e assistenza in caso di incidenti e danni a terzi, anche in bici. Prima della sottoscrizione leggere il chat informativo su realemutua.it. Chiedi a un agente. Nuovamente live per gli ultimi 10 minuti di Dinamo Lab Santo Stefano, gara che è sotto il profilo del punteggio con tutta probabilità, veramente poco da dire. Serve quindi capire quale sarà il punteggio finale al termine dei 40 minuti di gioco. Estece. Berdun prende il tiro, Berdun, rimbalzo però ancora una volta dell'argentino Estece, poi Bezzezzi brucia Adolfo Damian Berdun anticipandolo in maniera secca e rifacendo ripartire i suoi da Tommy Lee Gray. Va a terra Estece con Giaretti. Ho fischiato tanti falli di questo tipo anche per l'agonismo della partita, immagino, Paolo. Assolutamente sì, adesso Ceriscioli è sempre molto contrario a tutti i fischi nonostante il più 24, poi dopo si arrabbia anche con il suo giocatore. Gli arbitri sono stati molto attenti a questo tipo di contatti da tutte e due le parti. Errore nella bomba per Estece, allora Santo Stefano che guida una nuova transizione col solito capitano Bezzezzi. Blocco di Tanghe, Bezzezzi ha tempo e spazio per pensare a cosa fare, 7 secondi per chiudere, palla fra le mani di Giaretti, da Tanghe, gioca molto bene da una parte e dall'altra Santo Stefano, il tiro di Tanghe però impreciso, il rimbalzo per la Dinamo Lab, arriva un fallo da parte di Tommy Lee Gray. E allora sassaresi che ricominciano da Poggenwisch. Berdun si muove spano a sinistra, Berdun tiene il pallone poi va da Poggenwisch, il pallone un po' difficile per Estece che comunque lo governa e poi torna bene dall'olandese, grande palla di ritorno per Estece, ha capito tutto Giaretti. Tanghe, guidare la nuova transizione di Santo Stefano, ancora Tanghe, fino in fondo Tanghe, prende la mira al tabellone, si appoggia e segna i punti numero 58 e 59 per Santo Stefano. Berdun, De Miranda, si muove Estece, ancora De Miranda, va da Berdun, 10 secondi per prendere il tiro, Berdun lo lascia partire subito, è un altro errore del giocatore argentino. Quinto inesistente fallo di Spanu. Di Spanu. È il fallo numero 5 del capitano. Questo gli ha fatto pagare tutte le proteste. Mi diceva anche Bisin che ha rischiato anche il quinto fallo dalla panchina nel primo tempo dopo che aveva protestato. Qui è sembrato molto veniale, però l'arbitro non l'ha perdonato. Adesso rischia anche l'espulsione perché applaude dalla panchina, quindi molto pericoloso.
Sì, chiama time out per ridisegnare i suoi bisin. Con Spanu fuori dovrà tornare il quintetto senza De Miranda. Di fatto però, sotto il profilo del punteggio, è una partita che ha pochissimo da dire, Paolo. Assolutamente, Santo Stefano l'ha subito indirizzato dal primo quarto, 18-6. Con quel parziale la Dinamo ha provato a rientrare nel primo minuto del secondo quarto andando sotto di 6. Da lì in poi però Santo Stefano non si è più voltata indietro, il parziale di 12-1 e i 15 punti di Bezzezzi nel primo tempo con Giaretti, nonostante che Tanghe un po' silente, però la forza dentro l'area di Ghione, lo stesso Bezzezzi poi hanno chiuso il discorso già nel primo tempo, quindi mi sembra che ci sia poco da dire dal punto di vista della partita. Un peccato perché oggi c'era tanto pubblico qui a Sorso, è stata una bella cornice, sono venuti i giocatori della Dinamo anche maschile, sono venuti i dirigenti, si sentiva la voglia di fare una bella partita. Peccato, complimenti a Santo Stefano che ha dimostrato di meritare il primo posto in battuta e nel classifica. Veramente complimenti a Santo Stefano, perché tarare la stagione della Dinamo in questa partita non ha senso. La crescita della Dinamo Lab è sotto gli occhi di tutti ed è importante anche sotto questo punto di vista capire quanto Santo Stefano sia cresciuta non solo all'interno di questa stagione ma nella vera e propria crescita societaria. Tirato fuori una squadra veramente devastante che credo sia prima o seconda comunque, visto cosa significa Cantù per questo movimento, candidata al titolo finale. E tra l'altro Dinamo che giocherà la semifinale di Coppa Italia proprio con Cantù, e quindi vedremo poi quale sarà magari una possibile finale o una possibile tentativo di arrivare magari a giocarsi il trofeo ai playoff, magari con un po' più di competitività rispetto a oggi. È ovvio che la Dinamo deve giocare al massimo e Santo Stefano deve giocare un pochino meno bene per cercare di rimanere in partita. Con 5 secondi da giocare, Dien prova ad andare a prendersi il tiro, toccato da Tommy Lee Gray, con fallo secondo il direttore di gara. Dovrebbe essere liberi per Saliu Dien. Prova a farsi perdonare quella serie da 3. L'ho visto con 3 errori. Dentro il primo. Uno su due per Dien, ma nuovamente viene fischiata l'invasione. Ancora contro la difesa di Santo Stefano. Non contentissimo coach Ceriscioli, stavolta segna Dien. E allora 2 su 2 per Saliu Dien. Tanghe. Si muove Besetti a destra, va invece a sinistra da Giaretti. Ha un po' mollato la difesa della Dinamo Lab, tanto spazio per il numero 16 che non se lo fa dire due volte, ne segna altri due per la capolista. Tenta l'anticipo Gray, arriva prima Berdun. C'è 40 che taglia Berdun, tiene il pallone fra le mani e serve ora lo svedese Lindblom. Movimento del numero 8 ex Cantù tra le altre, grande giocata di Lindblom. E poi però è costretto a prendere un tiro fuori equilibrio, lo sbaglia. L'ultimo a toccare però dovrebbe essere un giocatore di Santo Stefano. Resta in attacco la Dinamo Lab, che manda in campo anche Solstrom. Oggi partita purtroppo non da Pogenwish, 0 assist, 5 perse, cosa che l'anno scorso con i francesi lo avevamo ammirato essere l'MVP dell'Eurocup 2, giocatore che ovviamente gioca anche con la nazionale, ha bisogno di entrare nel migliore dei modi nei meccanismi della squadra, speriamo che lo possa fare anche per i playoff o per le partite che contano. La Dinamo ha bisogno della sua taglia, della sua inventiva, della sua capacità comunque di essere prezioso in tanti aspetti del gioco. Bezzezzi,
Movimento di Deus Ramos. Bezzezzi va a prendersi il tiro, non sbaglia praticamente mai. Sono altri due per il capitano di Santo Stefano. 63 per la formazione capolista. È una bella lezione, una bella partita per Santo Stefano, un bel segnale di forza, di grande maturità, di grande solidità. E dunque complimenti assolutamente alla squadra di Ceriscioli, che ha dimostrato grande forza. E sai, vincere di 1, di 2, di 10, vincere di 30 comincia a dire di essere veramente una dimostrazione di forza molto importante, che segna anche a livello mentale gli avversari, perché nel prossimo incontro, comunque che sia Coppa Italia, playoff, comunque un più 30 non è come perdere di 3 o di 5 o di 9. Un'attacca sul fucile che rimarrà, e come, però che serva di lezione anche alla Dinamo Lab, che potrà sicuramente affrontare in modo diverso nella prossima uscita una squadra forte come Santo Stefano. Qua non riesce il tentativo di contropiede dal lancio di Dien, con Bezzezzi che prima va a recuperarsi il pallone, poi in transizione fa tutto il campo, tira, sbaglia, recupera. Partitone di Sabri Bezzezzi. Pazzesco, pazzesca partita, veramente sempre in controllo, sempre 28, 8 rimbalzi, 5 recuperi, 4 assist, 39 di valutazione, con 12 su 14 dal campo, 4 su 6 tiri liberi. Partita mostruosa, ma anche proprio dal punto di vista del body language, dell'atteggiamento in campo, della forza fisica, dell'intensità. Avanti di 28, al 35esimo questo ragazzo fa tutto il campo per recuperare il pallone, va dall'altra parte come un carro armato a prendere due tiri liberi. Mentalità di alto livello per il capitano di Santo Stefano, che è arrivato con il fallo subito a 40 di valutazione. Adesso potrà andare con altri due tiri liberi. Dentro il primo. 29. Quindi con i due tiri liberi. 5 su 7 tiri liberi, 8 rimbalzi, 6 recuperi. Sbaglia il secondo. Rimane la partita stratosferica di Bezzetti. 5:40 alla fine di questa partita, con Verdun che va da Lindblom. Il movimento di Sjöström sotto canestro. Lindblom preferisce servire Verdun, che prende il tiro e segna. Una parabola tesissima partita dalla mano destra di Verdun. Sono 37 per la Dinamo Lab. Tanghe dall'altra parte. Intanto qualche cambio per coach Ceriscioli. Boccacci, Raimondi, che è un ex, e Griffith Salter in campo per gli ultimi 5 minuti di partita. Bezzezzi da Raimondi, serve lui Griffith Salter. Tanghe prende il tiro, Dimitri Tanghe colpisce però il ferro dopo il tabellone. Il rimbalzo di 40. Allora Dinamo Lab in avanti con Verdun. Dien ancora da Verdun. Il numero 14 ha 7 secondi per pensare a cosa fare. Va sotto da Sjöström, che alza la parabola e si appoggia al tabellone. Bella manovra offensiva della Dinamo Lab. 39 per la formazione di Bisin. Griffith Salter da Bezzezzi. La Dinamo Simo ha 25 palle perse, cosa che rendono anche l'idea di quanto Santo Stefano abbia dominato, pressato, aggredito gli avversari dal punto di vista fisico. Sì, una parità totale di Santo Stefano dall'inizio alla fine. La Dinamo Lab non è mai riuscita a dare l'impressione di poter star dietro alla formazione capolista. È quello che è andato in scena. È il giusto premio per non solo una grande partita, ma una grande stagione messa in campo fino a questo momento da formazione capolista. Sarà Raimondi molto divertente raccontare i playoff. Raimondi come riesce a protestare avanti di 27 contro il ragazzino, con Sjöström.
entrato anche lui a partita ovviamente abbondantemente finita. 40, sbaglia il tiro che di solito ha nelle sue corde, più 27, partita che ovviamente aspetta solo di vedere il risultato finale. Bezzezzi da Raimondi, prende la tripla Raimondi, segna anche Fabio Raimondi, sono 69 per Santo Stefano. E allora Lindblom, penetrazione di Lindblom, va sotto senza fallo. E allora Santo Stefano che non rinuncia ad attaccare con Raimondi. Infrazione di spinte di un esperto come il numero 44. Succede anche al giocatore di Santo Stefano. Che era qualcosa da dire al direttore di gara, che non ne vuole sapere. E allora Dien, Lindblom da Berdun, sotto per Dien, gran giocata difensiva di Boccacci. Bezzetti sotto ancora da Boccacci, il numero 10 che porta palla e poi se ne libera con questo lob, layup sbagliato e Dinamo Lab che riparte. Dien, altro recupero di Bezzezzi, finirà con più di 30 palle perse la partita della Dinamo Lab. Bezzezzi, gran movimento, poi errore al tiro, Raimondi restituisce palla al proprio capitano. Gran giocata di Santo Stefano, 71 per la capolista. Dien, Berdun, si muove Sjöström, servito lo svedese, va largo da Lindblom, errore ma rimbalzo Dinamo Lab con Dien che appoggia in fondo alla retina il punto numero 41 della Dinamo Lab, che rimane nel trentello di svantaggio. Fallo di Tanghe su Lindblom, Dinamo Lab che recupera un pallone in zona offensiva. Sarà 40 a rimettere in gioco per i suoi. Berdun, largo da Sjöström, ma Bezzetti ha capito anche questa. Corre verso il canestro della Dinamo Lab, il numero 29, non è mai una buona notizia per la difesa di casa. Raimondi, sotto da Bezzezzi, 9 secondi per prendere il tiro, lo lascia partire immediato. Sono 73 nella partita di Santo Stefano. E allora Pogenwisch da Berdun, ancora verso Robin Pogenwisch, si fa vedere Sjöström, Pogenwisch va sotto da Dien, triplicato Dien, lascia il pallone con la mano sinistra, non preciso. E allora un minuto per chiuderla. Raimondi per Tanghe, appoggio al canestro di Tanghe, il tentativo di rimbalzo da parte di 40 riuato da Pogenwisch che poi taglia tutto il campo per andare da Berdun. Ancora Berdun, il pallone per Dien, Griffiths Alter non arriva, allora Dien può prendersi questo tiro, un po' impreciso ancora il numero 11. E allora Bezzezzi, 30 secondi per chiuderla, 15 per l'attacco della Santo Stefano Kos. Pensa a Simo che Tanghe finisce con 2 su 11, che è il miglior marcatore o comunque una delle punte offensive di Santo Stefano, per farti capire
la forza di questa squadra. Bezzezzi finirà con 33 punti, 14 su 17 dal campo, 8 rimbalzi, 5 assist, 8 recuperi, 46 di valutazione. Partita fuori dal normale. Spaventoso Sabri Bezzezzi, complimenti a lui, ma complimenti a Santo Stefano che con questa partita si assicura il primo posto del girone. Chiuderà quindi la regular season davanti a tutti nel girone della Dinamo Lab. Poi sarà appuntamento con, come ci stavi ricordando, Coppa Italia, l'Eurocup che verrà organizzata a Sassari. E infine i playoff. 11 febbraio inizieranno i playoff molto prima rispetto alle altre stagioni, poi ci sarà appunto la Coppa e le semifinali di Coppa Italia. Bezzezzi. Garbage time per gli ultimi 3 secondi di questa partita. Vince Santo Stefano con punteggio di 75-42. Una prova di forza devastante della capolista del campionato. Alla Dinamo non riesce l'aggancio e il consecutivo sorpasso. Ci sarà comunque da giocare per la post season. Io allora ringrazio Paolo Citrini che grazie mi ha accompagnato, grazie anche a Chico Più per le immagini che vi sono arrivate dal centro polivalente di Sorso, grazie a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento, un altro saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito dal canale Twitch della Federazione Italiana Pallacanestro. Da Sorso è tutto, l'invito a rimanere collegati sui programmi di Dinamo TV.